Bene, allora adesso riprendiamo con questa seconda parte della lezione riservata, come sappiamo, ai corsisti del corso intensivo. Intanto vi faccio ovviamente una breve premessa. Come vi ho già detto in sede di presentazione, questo corso intensivo nasce sul presupposto, cioè sul presupposto che coloro che lo hanno richiesto, che si sono iscritti a questo corso, vogliono ovviamente consegnare alle prove scritte del concorso che si svolgerà a febbraio o più probabilmente a marzo, anche se ci sono voci che danno questo concorso per fine gennaio. Questo significa che se siamo chiaramente a settembre, diciamo se vogliamo ovviamente essere in grado di consegnare le prove scritte di gennaio, dobbiamo chiaramente effettuare un percorso assolutamente super intensivo, super generale. E cioè diamo per scontati i principi generali, diamo per scontato la conoscenza degli istituti generali, cerchiamo di lavorare esclusivamente sulla traccia come se fossimo al concorso. Bene, c'è un problema che viene spesso riscontrato, molti mi dicono, ho studiato tanti anni, ho studiato su vari manuali, ho frequentato i migliori corsi, tuttavia arrivo lì al concorso e faccio sempre flop. Perché? Perché vado nel pallone nel momento in cui tentano la traccia, non riesco a riordinare le idee, non riesco a buttare giù uno schemino, uno schema base. Però guardate, su quello dovremmo lavorare, lo schema base è tutto. Cioè se lo schema base è correttamente impostato nell'arco di 60-90 minuti, poi lo svolgimento del tempo va da sé. Certo, è chiaro che è necessario avere ovviamente la proprietà del linguaggio, è necessario scrivere in maniera fluida, fluente, avere una bella calligrafia per potersi permettere il lusso di fare il tema direttamente in bella. Non è un assurdo, pensateci. Fare il tema direttamente in bella significa risparmiare 2 ore di ansia, 2 ore di copiatura, 2 ore di rischi, di errori nella ricopiare dalla brutta a bella copia. Quindi cerchiamo di lavorare sull'elasticità mentale, sui collegamenti, sulle interconnessioni. Allora, le tracce che vi ho segnato per caso sono in realtà abbastanza banali, perché come prima lezione e come primo impatto col corso intensivo non volevo spaventarvi. Però non mi date illusioni, perché dalla prossima volta si fa sul serio. Le tracce saranno tostissime e quindi gli schemi che dovremo lavorare saranno di livello notevole. Per oggi comunque potremmo in qualche modo iniziare a esercitarsi su queste 3 tracce che abbiamo state assegnate. Ovviamente io penso che le abbiate svolte a casa, mi auguro che le abbiate fatto in 60 minuti, 90 minuti al massimo, non abbiate ovviamente consultato libri di testo o cose varie, cose simili, anche perché ormai diciamo, in questi 4 mesi si dovrebbe lavorare soltanto sugli schemi, sulla ripetizione, sull'aggiornamento attraverso le riviste. I manuali dovrebbero essere toccati e non toccati, perché non ci sarà più il tempo diciamo, di riprendere in maniera sistematica, questo intendo. E allora, cominciamo con la prima, patologia del provvedimento amministrativo con riferimento alla violazione di circolari. Dunque, come ci muoviamo? È una traccia abbastanza semplice, non particolarmente complicata. Direi di buttare giù il seguente schema. Tanto per cominciare con una ricerca sulla patologia del provvedimento amministrativo. La traccia mi chiede di fare riferimento alla patologia del provvedimento amministrativo e di declinare poi la patologia del provvedimento amministrativo con riferimento alla violazione di circolari. Quindi cercare di capire nell'arco della patologia del provvedimento amministrativo dove si può appunto collocare la violazione delle circolari, il che significa che quantomeno devo svolgere una premessa sulla patologia del provvedimento amministrativo e poi devo collegare questa prima parte dell'elaborato alla seconda parte relativa chiaramente alla natura giuridica delle circolari. Procediamo con ordine. Brevi cenni sulla patologia del provvedimento amministrativo. Da cosa avete cominciato? Da cosa cominceremo? Comincerei innanzitutto dalle categorie generali e quindi quando parliamo di patologia, e questo vale per il provvedimento amministrativo come vale ovviamente per il contratto di diritto privato, esistono 2 grandi categorie, quella dell'inesistenza e quella appunto della invalidità. Ovviamente la categoria dell'inesistenza spesso viene associata a quella della nullità proprio perché il provvedimento nullo come il provvedimento inesistente tanto non è se privo appunto di effetti giuridici, anche se poi nell'ambito del diritto amministrativo si fanno appunto delle distinzioni, si riconosce una qualche rilevanza sociale al provvedimento nullo, si ritiene che il provvedimento nullo possa appunto creare talvolta una apparenza iuris, su un affidamento, questo lo dico tra di noi, è come chiacchierata, non lo dovremmo inserire ovviamente nello schema. Lo schema in questa fase si compone appunto
appunto di una distinzione fondata sulle categorie generali tra l'inesistenza del provvedimento amministrativo e appunto la categoria dell'invalidità. Quindi partirei da quelle che sono state, diciamo, le due forme di invalidità tradizionali del provvedimento amministrativo, e cioè appunto la annullabilità e la nullità, ripercorrendo storicamente le fasi appunto del dibattito, sempre ovviamente in via di estrema sintesi, senza chiaramente dilungarmi. Direi sostanzialmente che abbiamo avuto appunto una prima fase in cui l'annullabilità del provvedimento amministrativo trovava fondamento nelle previsioni scarne contenute nella legge TAR, la quale appunto distingueva la legge TAR, come anche il regio decreto del 27 sul funzionamento del Consiglio di Stato, distinguevano chiaramente le tre categorie di vizi classici di legittimità, e quindi la violazione di legge è appunto l'incompetenza, quanto poi appunto la categoria dell'eccesso di potere è stata, come sappiamo, frutto dell'elaborazione dottrinale. E tuttavia la categoria della nullità, che si affianca all'annullabilità, non ha mai avuto una vita facile, non ha mai avuto un vero e proprio diritto di cittadinanza nell'ambito ovviamente del diritto amministrativo. La categoria della nullità appartiene più che altro al contratto, dove è espressamente tipizzata nel 1418 attraverso i riferimenti alla nullità testuale, essenziale e virtuale. Ma nel diritto amministrativo che storia ha avuto la nullità? Ha avuto una storia breve e poco felice. Si fa risalire la prima catalogazione della nullità a quella famosa sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 1984, quando si comincia per la prima volta a teorizzare l'esistenza di un provvedimento nullo che non produrrebbe un effetto degradatorio e che appunto produrrebbe una serie di conseguenze facilmente intuibili sul piano del riparto di giurisdizione. Poi il legislatore si è impadronito della categoria della nullità e ha cominciato a fare riferimento alla categoria appunto della nullità sempre più spesso nei testi normativi, finché non arriviamo, ovviamente stiamo già sviluppando il tema in maniera adeguata, finché non arriviamo giustamente a quella che è appunto la riforma della legge 15 del 2005, in occasione della quale il legislatore ha voluto mettere mano alla categoria dell'invalidità del provvedimento amministrativo. Qui, se vogliamo fare una chiosa, diciamo che una delle caratteristiche della legge 15 è che sostanzialmente il diritto amministrativo dagli anni 90 fino agli anni 2000-2005 ha posto al centro del sistema la funzione amministrativa e il procedimento. Dal 2005 in poi l'attenzione si è spostata sul provvedimento, 21-octis, 21-septis, 21-nonis, sono tutte norme dedicate al provvedimento e quindi appunto alla patologia. Qui abbiamo ovviamente un testo normativo che oggi definisce l'annullabilità del provvedimento nell'articolo 21 octies, e non vado ad addentrarmi sulle varie problematiche inerenti chiaramente il primo e il secondo comma dell'articolo 21 octies, la invalidità invalidante o l'invalidità non invalidante, questo non mi interessa. Mi limito a dire che esiste una tipizzazione del vizio appunto della annullabilità, illegittimità, nelle tre categorie della violazione di legge, dell'incompetenza e dell'eccesso di potere, mentre la categoria della nullità risulta appunto concepita dal legislatore nell'articolo 21 septies nelle sue appunto catalogazioni. Uso questa prima fase che serve alla Commissione per far capire che mi sto orientando nell'ambito della categoria della patologia del provvedimento amministrativo, e quindi guardate il consiglio che vi do, arrivato a un certo punto io mi fermo ogni tanto, faccio una pausa e mi rileggo la traccia per vedere se non sto andando con ritraccia, se non sto scrivendo troppo. La traccia mi parla di patologia del provvedimento amministrativo e questa prima fase appunto della traccia posso dire di averla svolta. E dopodiché ecco che c'è il passaggio logico. Qual è il concetto, diciamo, che collega la prima parte della traccia, cioè patologia del provvedimento amministrativo, alla seconda parte della traccia, violazione di circolare? C'è un salto logico che devo colmare, e questo salto logico è espresso appunto dalla categoria dell'eccesso di potere. Cioè, arrivato a un certo punto dico che è uno dei vizi classici dell'invalidità, annullabilità del provvedimento amministrativo, l'eccesso di potere. Ma attenzione, l'eccesso di potere mi servirà per introdurre poi appunto il ruolo delle circolari e per arrivare alle conseguenze patologiche della violazione circolare. Proseguiamo lungo questo scenario. Definizione di eccesso di potere. Ovviamente partiamo dal presupposto che mentre la violazione di legge e l'incompetenza sono vizi contestabili in via oggettiva, che la violazione di legge è appunto nasce in fondo da un confronto formale tra il provvedimento amministrativo e la legge della quale il provvedimento deve rappresentare attuazione e esecuzione. Lo stesso si dica dell'incompetenza. L'incompetenza c'è o non c'è, perché si tratta in fondo della violazione di una legge attributiva della competenza. Ma che cos'è l'eccesso di potere? L'eccesso di potere attiene a quella che è la legalità non formale del provvedimento, ma sostanziale, attiene al cuore del provvedimento amministrativo.
amministrativo, attiene, per parlare in termini civilistici, alla funzione e quindi alla causa del provvedimento amministrativo, cioè al corretto esercizio del potere pubblico rispetto ai fini per i quali quel potere era stato attribuito. Ecco che appunto arriviamo allo sviamento di potere. L'eccesso di potere è una figura che si esprime, è una patologia del provvedimento amministrativo, che si esprime attraverso figure sintomatiche. Sintomatiche perché mi stanno semplicemente denunciando il sintomo di un allontanamento dalla funzione tipica, di uno sviamento dalla funzione tipica. Il potere viene esercitato per fini diversi da quelli per i quali era stato sostanzialmente conferito. O la discrezionalità amministrativa che la legge aveva attribuito al provvedimento, aveva attribuito alla pubblica amministrazione, non viene correttamente esercitata. E quindi quell'uso distorto della discrezionalità amministrativa produce uno sviamento barra eccesso di potere. Attenzione, perché a questo punto introduco un'altra categoria, la motivazione del provvedimento come strumento di controllo giudiziale della discrezionalità amministrativa. E quindi attraverso la motivazione del provvedimento amministrativo si verifica se vi sia stato l'uso distorto della discrezionalità amministrativa. E quindi sostanzialmente la, potremmo dire, sintomatologia dell'eccesso di potere si caratterizza per i vizi tipici della motivazione: ingiustizia manifesta, contraddittorietà, illogicità della motivazione. Sono figure sintomatiche dell'eccesso di potere, e cioè da un'anomalia e da un vizio motivazionale deduciamo l'anomalia e la patologia dell'uso della discrezionalità amministrativa. A questo punto ecco che entrano in gioco le circolari. Ho introdotto il tema della discrezionalità amministrativa, l'ho collegato praticamente all'eccesso di potere, l'ho collegato alla motivazione, quindi la motivazione potremmo dire che è l'hortus conclusus all'interno del quale si muove la discrezionalità amministrativa. Introduco adesso appunto il ruolo delle circolari, partendo da una definizione elementare, distinzione tra le varie tipologie di circolari. Comincio con dire che le circolari possono talvolta avere ovviamente possono avere un ruolo non giuridico, possono, per esempio, pensiamo alle circolari di cerimoniale, di saluto, di auguri, e quindi sono delle circolari di mera cortesia, non producono effetti giuridici. Poi ci sono le circolari giuridicamente rilevanti, che possono produrre effetti esterni oppure effetti interni. A questo punto ricorderei la distinzione tra circolari interorganiche e circolari intersoggettive, e mi concentrerei sulle circolari aventi efficacia interna. Che cos'è in fondo la circolare? La circolare è un input, è un messaggio che da quello che è il potere centrale dell'amministrazione promana, possiamo così dire, ai suoi uffici periferici. Pensiamo per esempio alle amministrazioni appunto dell'INPS, laddove abbiamo delle direzioni centrali, delle direzioni nazionali che promanano delle circolari interpretative. Pensiamo appunto al Ministero della Funzione Pubblica, quando emana delle circolari interpretative rivolte appunto a tutti i ministeri. Allora, qual è innanzitutto la funzione della circolare? La circolare intanto si distingue dalla legge, perché chiaramente non ha un'efficacia esterna, non ha l'attitudine a produrre fonti del diritto. La circolare non ha generalità o innovatività o astrattezza, salvo che non si tratti delle cosiddette false circolari, cioè quando in realtà dietro la circolare si celi un regolamento. Allora in quel caso potremmo parlare di una frode dell'etichetta, che ci consente però di ricondurre il tutto ad un fenomeno normativo. Ma di regola la circolare, e qui attenzione, non ci allarghiamo troppo se no andiamo fuori tema, di regola la circolare ha come destinatari ovviamente gli stessi uffici, perché spiega agli uffici come va applicata quella legge, come va interpretata. E quindi a cosa serve la circolare interpretativa di solito? Da delle guida, serve praticamente per fare da stella polare nell'interpretazione di quella norma per gli uffici, in modo tale che gli uffici periferici sparsi in tutte le regioni d'Italia, per esempio, si adeguino ad un'interpretazione unitaria ed interpretino in determinati casi in una maniera unitaria, uniforme. Allora l'obiettivo della circolare qual è? Assicurare un'uniforme interpretazione, applicazione della legge, aiutare gli uffici nella applicazione della legge, soprattutto quando le leggi sono tortuose, complesse, di difficile comprensione. È importante che giunga una interpretazione non autentica, sia chiaro, perché non proviene dal legislatore, ma che proviene dagli uffici amministrativi di vertice.
che danno ovviamente l'indirizzo su come debba essere interpretato quel testo normativo. E quindi mi pare che alla fine questa circolare possa servire anche per colmare quel margine di discrezionalità applicativo interpretativo che la legge ha lasciato ovviamente alla pubblica amministrazione nella sua attività provvedimentale quotidiana. E quello ha stabilito il collegamento tra la discrezionalità e la circolare. L'obiettivo ultimo delle circolari può essere il colmare il margine di discrezionalità interpretativo applicativo che l'amministrazione, perché il legislatore ha lasciato appunto alla pubblica amministrazione lo svolgimento della sua funzione amministrativa quotidiana. Dunque, quale può essere appunto la conseguenza della violazione di circolare? La violazione di circolare si distingue dalla violazione di legge, perché chiaramente mentre la violazione di legge è un vizio che ha a che fare con la legalità formale, la violazione di circolare attiene alla legalità sostanziale, e cioè se la circolare rappresenta una delimitazione e una linea guida dell'uso della discrezionalità amministrativa, la violazione di circolare non può che essere un vizio tipico della discrezionalità amministrativa, e quindi la violazione di circolare ridonda in una figura sintomatica dell'eccesso di potere. Figura sintomatica dell'eccesso di potere, direi a questo punto che non viene dedotto il vizio di violazione circolare come violazione di legge, ma appunto come violazione di circolare, quindi come figura sintomatica dell'eccesso di potere, il ruolo probatorio delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Diciamo sostanzialmente che le figure sintomatiche dell'eccesso di potere hanno appunto il compito sostanzialmente di dar luogo ad una presunzione relativa di illegittimità del provvedimento. Cioè il fatto che il provvedimento abbia violato la circolare, si sia allontanato dalla circolare, fa sorgere il dubbio che il provvedimento sia illegittimo, che il provvedimento abbia realizzato uno sviamento di potere, che il provvedimento abbia fatto un uso distorto della discrezionalità amministrativa, perché si è posto in contrasto con quella linea guida posta dalla circolare che miravano ad orientare l'uso della discrezionalità amministrativa. E fin qua tutto quadra. Attenzione però, perché un vizio sintomatico, una figura sintomatica dell'eccesso di potere ammette sempre prova del contrario, e cioè il fatto che vi sia una violazione di circolare non significa che il provvedimento sia assolutamente illegittimo. Vi è appunto il fondato dubbio che il provvedimento sia illegittimo, ma può essere sempre fornita la prova liberatoria, e cioè la prova contraria, che in realtà il provvedimento non sia illegittimo. E la prova liberatoria o prova contraria, in questo caso della legittimità della scelta della decisione amministrativa, la desumiamo dalla motivazione. Leggendo la motivazione, il funzionario spiegherà le ragioni per cui, nonostante la circolare dica di fare così, egli abbia fatto così, e cioè spiegherà nella motivazione le ragioni per le quali sussistono nel caso concreto situazioni tali che sconsigliano chiaramente l'adeguamento alle circolari. E allora ecco che attraverso l'esame della motivazione ricostruisco che vi è stato un uso corretto, logico e razionale della discrezionalità amministrativa, e quindi praticamente considero quella violazione circolare una mera spia di una presunzione di illegittimità del provvedimento che per fortuna poi ho vinto leggendo appunto la motivazione. Quindi in conclusione si deve dimostrare che l'adozione di una, che è appunto attraverso praticamente la motivazione, si riesce chiaramente a dimostrare la ragionevolezza, la legittimità, la opportunità della scelta amministrativa. Quindi sostanzialmente abbiamo praticamente chiuso la trattazione partendo dalla patologia del provvedimento, siamo arrivati all'eccesso di potere. L'eccesso di potere l'abbiamo collegata alla discrezionalità, la discrezionalità l'abbiamo collegata alla funzione delle circolari. Le circolari abbiamo detto che hanno quella funzione di presumere un vizio di legittimità, e poi appunto abbiamo messo la chiusura finale con la motivazione, che sostanzialmente potremmo dire appunto chiude il cerchio, perché la motivazione ci consente di capire che la circolare, che l'allontanamento della circolare non era sintomo di un uso distorto della discrezionalità amministrativa, perché la motivazione ci consente appunto di verificare la logicità, attraverso la logicità della motivazione andiamo a verificare l'uso corretto della discrezionalità amministrativa. Andiamo avanti. Procediamo con appunto il secondo schema, poi chiaro, consigliere, le prossime volte faremo più schemi e ne faremo anche di più difficili. Ora, torno a ripetere, siamo ancora a settembre, siete tornati dalle vacanze, siete ancora diciamo confusi, qualcuno di voi è ancora vergognosamente abbronzato, per cui non mi sembrava il caso di leggere un altro schemino abbastanza semplice. Questi sono manualistici in fondo, non ho ancora alzato di livello,
dalla prossima volta vi dico che il livello lo alzeremo. Impugnativa è tutela ammissibile per i regolamenti illegittimi. Questa è una traccia abbastanza appunto banale, ma abbastanza semplice. La sviluppiamo partendo dalla premessa generale sull'esercizio della funzione regolamentare da parte della pubblica amministrazione. Partiamo dal presupposto che nell'ambito della gerarchia delle fonti, accanto alle fonti primarie, abbiamo poi le fonti secondarie che sono rappresentate appunto secondo la previsione contenuta, l'indicazione contenuta dell'articolo 1 delle leggi, dai regolamenti. Diciamo sostanzialmente che la potestà regolamentare è stata disciplinata in passato dalla legge 100 del 1926, tuttavia la legge 100 del 1926 è stata emanata in costanza di statuto albertino. Con l'entrata in vigore della Costituzione sono state introdotte delle riserve di legge, sono stati modificati moltissimi aspetti del nostro assetto costituzionale, si è resa necessaria una revisione della legge quadro sulle competenze e sui regolamenti amministrativi. Questa legge quadro è giunta soltanto nel 1988 con la legge 400 del 1988, dove all'articolo 17 si individuano le varie tipologie appunto di regolamenti. E quindi intanto direi di non perdere di vista un passaggio fondamentale: perché il governo ha il potere di emanare i regolamenti? Perché guardate, questo non è un passaggio scontato. Il legislatore ha il potere di emanare le leggi perché è, potremmo dire, coperto da una, diciamo, elezione democratica, cioè il Parlamento eletto dai cittadini, e quindi ovviamente c'è la rappresentatività popolare, e cioè c'è quella sovranità popolare che viene esercitata nei modi garantiti dalla Costituzione. Ma il governo non è nominato dai cittadini. Però vedete, l'articolo 95 della Costituzione stabilisce un nesso nella funzione politico-amministrativa del governo, stabilendo e ricordando ovviamente che il governo deve avere la fiducia delle Camere, per cui è chiaro che il vincolo fiduciario di cui gode il governo nei confronti del Parlamento è la fonte che legittima il governo all'uso di un potere regolamentare. Perché in fondo i regolamenti sono fonti secondarie, ma sono sempre fonti, sono sempre appunto vincolanti, sono sempre appunto regole generali, innovative, astratte, che devono essere rispettate e che comunque provano da un organo che non è dotato di un'investitura democratico-popolare. Una volta chiarito questo aspetto fondamentale sulla legittimazione del governo all'esercizio della potestà regolamentare, ci soffermiamo sulle tutele ammissibili verso i regolamenti. Partendo dal presupposto che dalla lettura della legge 400 dell'88 risulterebbero ammissibili alcune tutele puramente teoriche, faccio un esempio, si potrebbe dire che la legge 400 dell'88 richiede per esempio il parere preventivo del Consiglio di Stato, che quindi essendo il Consiglio di Stato organo consultivo del governo dovrebbe in qualche modo garantirci, nel senso garantire i cittadini, intendo dire garantire i destinatari del regolamento, che l'uso del potere regolamentare da parte del governo è avvenuto nel rispetto delle logiche di diritto, perché il Consiglio di Stato ha emesso un parere. Però vedete, il parere del Consiglio di Stato sulle atti normativi del governo non è vincolante, tanto per cominciare. E allora si potrebbe prendere in considerazione un altro aspetto, e cioè che il procedimento previsto dalla legge 488 in materia di regolamenti amministrativi prevede il controllo della Corte dei Conti. Anche questo in fondo è un giudice imparziale, indipendente, costituzionalmente garantito, quello della Corte dei Conti. Potrebbe rappresentare un baluardo contro, diciamo, le aberrazioni da parte del potere esecutivo, contro l'uso distorto della funzione regolamentare da parte del potere esecutivo? Non più di tanto, dal momento che poi il governo, con un atto di alta amministrazione, con una delibera del Consiglio dei Ministri, assumendo appunto con un atto di alta amministrazione, può appunto decidere di ordinare la registrazione di quel testo di regolamento con riserva, cioè può vincere il contrario avviso della Corte dei Conti. E quindi non resta che pensare ad una soluzione, appunto, a quella che dovrebbe essere la responsabilità politica, no? Insomma, il diritto costituzionale, comunque, diciamo, il governo risponde al Parlamento e al proprio operato, e quindi poi ne risponde ai cittadini, di fatto. E quindi un uso distorto del potere regolamentare potrebbe trovare nella responsabilità politica la sua sanzione. Però, torno a ripetere, la responsabilità politica in realtà è piuttosto fumosa, nel senso che
non si è mai visto un cittadino che dice non voto più per quel partito perché non mi è piaciuto quel regolamento governativo, cioè non c'è la percezione da parte del cittadino dell'anomalia, dell'uso distorto del potere regolamentare. Il cittadino decide di sanzionare politicamente il governo e di non votare più quei partiti di governo se ci sono stati degli scandali, se c'è stato qualcosa che egli può percepire in maniera immediata. Qui c'è un tecnicismo che si nasconde dietro l'abuso del potere regolamentare. Quindi diciamo che la responsabilità politica non può essere, diciamo, un'argine, non può essere il parere del Consiglio di Stato, non può essere la registrazione della Corte dei Conti. Mi sembra che ancora una volta ci sarà un giudice a Berlino che dovrà in qualche modo tutelare i cittadini contro l'uso di storto del potere regolamentare. E abbiamo appunto le tutele giurisdizionali. Qui ci troviamo di fronte a una serie di problemi. Chi può essere il giudice? Il GO o il GA? Dipende. Se il regolamento incide su situazioni di diritto soggettivo, sicuramente sarà il giudice ordinario, e questo giudice ordinario potrà far uso ovviamente dei poteri conferiti dall'articolo 4.5 della legge politrice al contenzioso amministrativo, quindi nelle tecniche di tutela contro il regolamento illegittimo, la disapplicazione da parte del giudice ordinario. Ma qualora questi regolamenti incidano su situazioni di interesse legittimo, secondo i nuovi criteri di riparto della giurisdizione, avremo ovviamente appunto la giurisdizione del giudice amministrativo. Quindi, ulteriore parte dello schema, quali sono ovviamente i poteri, cosa si può chiedere al giudice amministrativo? L'azione di annullamento ex codice del processo amministrativo, del regolamento? No, perché il regolamento non può essere oggetto di un'impugnativa immediata diretta, in quanto di solito i regolamenti si presentano nella loro qualificazione di regolamenti volizioni preliminari, e cioè il regolamento ovviamente non ha di per sé l'attitudine a ledere o incidere su situazioni giuridiche qualificate dei singoli, non fa sorgere l'interesse ad agire, l'interesse all'impugnativa, l'interesse al ricorso, e non è appunto passibile di un'immediata impugnativa. Di regola, allora, nelle tecniche di tutela giurisdizionale ricorderemo appunto la cosiddetta regola dell'impugnativa congiunta, e cioè la regola secondo cui potremo procedere alla impugnativa del regolamento, ovviamente se esclusivamente collegandola all'atto applicativo, cioè ci sarà un provvedimento concreto che incide sulla sfera giuridica di un singolo individuo, provocando una lesione di una situazione giuridica qualificata, facendo sorgere l'interesse al ricorso, e siccome quel provvedimento fa applicazione dell'atto a monte che è il regolamento, il soggetto ricorrente impugnerà congiuntamente il provvedimento e il regolamento, che così giungerà all'attenzione del giudice amministrativo. È chiaro però che, attenzione, ci sono delle peculiarità nell'ambito ovviamente di questo giudizio amministrativo che ha ad oggetto il controllo sul regolamento attraverso la regola dell'impugnativa congiunta, regolamento, provvedimento attuativo, e cioè appunto le peculiarità del caso le possiamo brevemente snocciolare. Tanto per cominciare, l'annullamento del regolamento, perché considerato illegittimo da parte del giudice amministrativo, provoca un effetto soggettivo del giudicato anomalo, cioè mentre di solito il giudicato effettua inter partes, cioè nei confronti di coloro che sono stati parti del giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 2909 del codice civile, in questo caso invece al contrario l'annullamento del regolamento produrrà effetti nei confronti dei terzi, nei confronti di tutti coloro ai quali il regolamento si andava a rivolgere. Ed ancora, quale sarà poi la sorte appunto degli atti medio tempo emanati dopo la caducazione del regolamento? Quindi c'era un regolamento, in virtù di quel regolamento sono stati emanati dei provvedimenti. Tuttavia questi provvedimenti non vengono impugnati, ne viene impugnato solo uno, e da questo provvedimento impugnato si risale al regolamento attraverso la regola dell'impugnativa congiunta. Il giudice del regolamento, che ne sarà di tutti i provvedimenti medio tempo adottati? Dovranno considerarsi automaticamente caducati, a meno che tuttavia non si verifichi la salvezza degli effetti già prodotti. È quello che un po' succede tutte le volte in cui c'è una sentenza di annullamento, anche una sentenza della Corte Costituzionale che ha effetto retroattivo. Tutte le sentenze che hanno effetto retroattivo travolgono appunto gli effetti a medio tempore prodotti con salvezza delle fattispecie già esaurite, con salvezza appunto delle fattispecie già completate. Quindi si tratterà caso per caso di verificare se gli effetti di quel provvedimento siano esauriti, allora sono fatti salvi, perché quel provvedimento ha esaurito i suoi effetti prima che arrivasse la caducazione del regolamento a monte, che è retroattiva.
Se altrimenti gli effetti di quel provvedimento non sono esauriti, vengono chiaramente caducati per via di una invalidità che appunto potrà essere, diciamo, se vi è stretta connessione logica, addirittura caducante e non meramente invalidante. Ovviamente non è scontato che vi ricordate la differenza tra invalidità invalidante e invalidità caducante. Se non ve la ricordate andatela a guardare sul manuale, ma io non ve la rispiegherò perché questo è un corso intensivo, giusto, chiaro, perché questa è una delle regole di ingaggio che ci siamo dati quest'anno, no? Ed ancora, ovviamente, prendiamo appunto in considerazione un'altra peculiarità, e cioè una volta appunto che siamo riusciti ad annullare quindi il provvedimento, il regolamento, provocato la caducazione appunto del regolamento, il regolamento non sarà chiaramente applicabile per il futuro, ma pensiamo alle situazioni classiche del pubblico impiego, in cui un soggetto fa ricorso contro un provvedimento in materia pensionistica, per esempio in materia di anzianità di servizio, e impugna il provvedimento, impugna il regolamento, il giudice gli dà ragione annullando il provvedimento e il regolamento. A quel punto cosa succede per tutti coloro che si trovano in una situazione simile? È ovvio che gli effetti appunto del giudicato si espandono per quanto riguarda l'annullamento del regolamento, chiaramente, quindi in, diciamo, deroga 2909 del codice civile, quel regolamento dovrà considerarsi assolutamente appunto caducato e la pubblica amministrazione ne dovrà chiaramente prendere atto e dovrà per esempio procedere appunto ad estendere i benefici di quella sentenza a tutti i pubblici dipendenti che si trovano nella stessa situazione in cui si è trovato il ricorrente, chiaramente, no? E ancora poi un'altra questione appunto è soltanto che vi è una differenza, nel senso che vedete gli effetti della sentenza sono diretti ed immediati per i ricorrenti, sono riflessi nel senso che saranno estesi da un'attività di conformazione al giudicato, possono essere dall'amministrazione che farà esercizio del potere di autopotere, quindi annullerà i provvedimenti precedentemente emanati per tutti i casi appunto analoghi a quelli del ricorrente. Ma dopo aver quindi esposto per grandi linee le caratteristiche e le peculiarità dell'impugnativa congiunta e quindi del ricorso caratterizzato appunto dalla impugnativa congiunta, laddove tra l'altro un'altra peculiarità che potremmo appunto illustrare, perché la traccia ci dice di parlare appunto dell'impugnativa e delle tutele ammissibili, potremmo anche fare un cenno al problema della competenza, e cioè un cenno derivante dal fatto che in fondo i regolamenti vengono emanati dal governo, quindi da un'autorità centrale, mentre appunto secondo la regola dell'impugnativa congiunta il provvedimento che fa applicazione del regolamento potrebbe essere stato emanato da un'autorità periferica e quindi potremmo avere un problema sostanzialmente di individuazione del giudice competente, e cioè sostanzialmente se abbiamo impugnato il provvedimento in sede periferica e poi abbiamo ovviamente impugnato anche il regolamento, allora a questo punto ci troveremo sicuramente in presenza di un giudizio caratterizzato dalla complessità dei ricorsi, avremo un cumulo di ricorsi perché avremo in realtà due azioni giuridiche, due ricorsi, una appunto volta alla demolizione del provvedimento, l'altra volta alla demolizione del regolamento a monte, e qui la connessione dei ricorsi potrà dar luogo ad un problema di individuazione della competenza territoriale del TAR competente, cioè se sia competente il TAR periferico per intenderci il TAR centrale. Qui appunto può venirci in aiuto l'articolo 13 del codice del processo amministrativo, che ha sdoganato l'istituto appunto della competenza, della connessione, quindi della competenza appunto per connessione. Quindi in questo caso la giurisprudenza e il codice ci aiutano, e in questo caso dalla lettura dell'articolo 13 risulta chiaramente che se si impugna vale in sede periferica il provvedimento per l'attuazione e esecuzione di un regolamento, allora in questo caso sarà competente il TAR del Lazio, e cioè la competenza del giudice dell'atto appunto a monte attrae la competenza del giudice dell'atto a valle, e quindi avremo appunto dinanzi al TAR Lazio un unico giudizio in cui verrà appunto valutata la diciamo legittimità del regolamento del provvedimento che ha fatto applicazione. Quindi le peculiarità del giudizio amministrativo in cui si discute della illegittimità dei regolamenti sono sostanzialmente queste. Però attenzione, la traccia ci parla in realtà
più genericamente, di tutele possibili. Quindi la tutela dell'annullamento è semplicemente una. Dovremmo poi chiederci se non vi siano altre forme di tutela alternative. Quindi è ovvio che la traccia ci vuole provocare su un'altra tematica, e cioè sulla missione della tecnica della invalidazione e disapplicazione del regolamento. Qui dobbiamo partire da una premessa. Potrebbe per esempio capitare che il ricorrente impugni soltanto il provvedimento a valle e appunto non impugni il regolamento perché non ne abbia interesse. Faccio un esempio: immaginiamo che vi sia un provvedimento che sia contrario appunto ad un regolamento. Il destinatario di questo provvedimento, sfavorito dal provvedimento, denuncerà che cosa? La violazione da parte del provvedimento della fonte subordinata, cioè il regolamento. E il giudice a questo punto non potrebbe che dargli ragione, ritenendo che il provvedimento sia contrario al regolamento da cui viene il ricorso. Ma vedete, così facendo il giudice non andrebbe appunto al di là del proprio naso, sostanzialmente. È ovvio che il giudice invece deve avere un quadro completo della situazione, della virtù della iura momentum curia. Il giudice deve procurarsi un quadro legislativo completo di riferimento per inquadrare la fattispecie e deve farlo in ufficio. E quindi, andando alla ricerca delle fonti che disciplinano quel caso, il giudice si accorgerà che sicuramente il provvedimento è contrario al regolamento come denunciato dal ricorrente, ma si dà il caso che il regolamento in questione è a sua volta contrario alla legge. Di conseguenza, confrontando il provvedimento con la legge, il provvedimento non è contro la legge, e quindi di conseguenza in questo caso dovremmo procedere alla disapplicazione del regolamento illegittimo, decidere quel ricorso come se il regolamento fosse tanto non essere, e quindi a quel punto confrontare il provvedimento con la legge senza l'intermediazione del regolamento e concludere per il rigetto del ricorso, perché chiaramente il provvedimento sarà conforme alla legge. Questa tecnica può apparire offensiva, perché è una tecnica che consente e ipotizza la possibilità che il giudice amministrativo possa disapplicare i regolamenti, e avverso appunto questa tesi si sono, diciamo, sollevate una serie di critiche. Primo, il potere di disapplicazione è riconosciuto nella legge potrice contenzioso amministrativo al giudice civile e non al giudice amministrativo. Secondo, la disapplicazione correrebbe il rischio di dar luogo ad una elusione del termine decadenziale. Terzo, la termine decadenziale della giurisdizione di legittimità. Terzo, si verrebbe a violare il principio della domanda, perché il giudice andrebbe intrapetita, perché qui il giudice farebbe un favore all'amministrazione resistente. Di fatto, come se prendesse le difese dell'amministrazione resistente, perché ad un certo punto il ricorrente attaccherà il provvedimento dicendo che è contrario al regolamento. Il giudice dirà no, assolutamente il regolamento è contrario alla legge, quindi alla fine si arriverà al rigetto del ricorso prendendo le posizioni e le difese dell'amministrazione resistente e dell'eventuale controinteressato. Quindi qui il giudice cesserebbe di essere terzo. Queste sono le tre principali obiezioni che hanno impedito nel corso degli anni l'affermazione della tecnica della disapplicazione cosiddetta normativa o appunto regolamentare. A queste tre obiezioni schematicamente replichiamo dicendo che: 1. Il fatto che il potere di disapplicazione sia previsto nella LAC non vuol dire che un potere di disapplicazione non possa essere riconosciuto anche al giudice amministrativo, se non altro perché quando fu emanata la LAC nel 1865 il giudice amministrativo non c'è, quindi ovvio che il legislatore, parlando del potere di disapplicazione, non poteva che declinarlo in favore del GO, perché era l'unico giudice esistente all'epoca, giusto? Seconda considerazione: si dice che il potere di disapplicazione faccia nemmeno più il principio decadenziale del processo amministrativo. Allora, tanto per cominciare, replichiamo dicendo che se così è, nella giurisdizione esclusiva, dove il giudice amministrativo ha gli stessi poteri del giudice civile, la disapplicazione ci può stare. Nella giurisdizione di legittimità, replichiamo questa obiezione dicendo non è così, perché in realtà la tecnica di tutela della disapplicazione dà qualcosa di meno al soggetto, no? Rispetto all'annullamento vero e proprio. Cioè, se io mi muovo per tempo e impugno in termini di decadenza un provvedimento, un regolamento, ed ottengo l'annullamento del regolamento, ottengo un risultato a termine, il risultato di quel regolamento cesserà di produrre effetti ora e per sempre. Invece la disapplicazione vale soltanto nel caso di specie, solo per quel processo, ma al di fuori di quel processo il regolamento continuerà ad esistere, quindi ho una tutela diminuita, per cui non ho la stessa tutela dell'azione di annullamento, è chiaro, per cui non posso dire che ho eluso il termine decadenziale, perché non ho la stessa tutela che avrei avuto con l'azione di annullamento caratterizzata dal termine decadenziale.
ho una tutela minore, o meno una tutela minore rispetto a quell'altra. E quindi è ovvio che appunto in questo caso non può che diciamo concludersi per il rigetto dell'obiezione. Infine, terza considerazione, siamo davvero sicuri del fatto di non poter coniugare questo potere appunto del giudice officioso di procurarsi le fonti del diritto sulla base in base al quale decidere la controversia, iura per curia, con il principio al contrario della domanda che dovrebbe caratterizzare il processo amministrativo? In realtà non è così, perché nel processo amministrativo esiste una norma, l'articolo 83, che è ispirata al 183 del codice di procedura civile. Quella norma che dice sostanzialmente che quando il giudice vuole porre a fondamento di una propria decisione una questione rilevata all'ufficio, la solleva, dà termine alle parti per l'esercizio del diritto al contraddittorio e dopo aver ascoltato quello che le parti hanno da dire su quella questione decide. Quindi il giudice rileva la questione d'ufficio, ma decide soltanto dopo aver consentito alle parti l'esercizio di un legittimo diritto processuale al contraddittorio. Ed infine, traiamo le conclusioni di questo discorso. La tecnica della disapplicazione, che poi diventa tecnica dell'invalidazione a secondo se facciamo riferimento a quello che viene chiamato rapporto di simpatia tra provvedimento e regolamento, rapporto di antipatia tra provvedimento e regolamento, anche qui rinvio al manuale, visto che stiamo ragionando in termini diciamo di intensività. Ulteriori considerazioni, quali sono le ragioni che portano il Consiglio di Stato a partire dal 1992 a difendere la tecnica della disapplicazione dei regolamenti? In sintesi, primo, il principio di effettività del processo amministrativo, perché vedete, giungiamo a un risultato che consente la vera realizzazione della tutela giuridica. Pensateci bene, nel vecchio sistema il giudice diceva: il provvedimento è contrario al regolamento, quindi lo annullo, ma era una decisione sbagliata. Perché nel nuovo sistema il giudice dice il provvedimento è contrario al regolamento. Il regolamento però, anche se tu ricorrente non lo hai impugnato, io lo considero contrario alla legge sopraordinata e lo disapplico. Confronto il provvedimento con la legge. Il provvedimento è secondo la legge, non contro la legge. Non c'è allora il vizio di violazione di legge. Respingo il ricorso. Allora arrivo ad una decisione più giusta. Quindi il principio di effettività delle tutele vuole appunto un sistema giuridico in cui il giudice abbia anche il potere di disapplicare il regolamento. Non so, il tanto invocato passaggio trasformazione del processo amministrativo dal giudizio sull'atto al giudizio sul rapporto. In una visione formalistica io mi limito a sindacare la legittimità formale di quel provvedimento e ritengo che il provvedimento confrontato con il regolamento sia conforme al regolamento e quindi cioè sia difforme al regolamento, per esempio, quindi lo annullo e non guardo al di là del mio naso, non mi accorgo in realtà che il regolamento a sua volta è contrario alla legge. Quindi è una visione formalistica in cui il giudice viene a sindacare solo la legittimità formale del provvedimento, ma non si pone il problema del rapporto amministrativo sottostante di cui il provvedimento è solo espressione. Mentre vedete, nella disapplicazione il giudice va alla sostanza del problema, alla sostanza del rapporto amministrativo e capisce che quel provvedimento nella sostanza è conforme alla legge, sebbene contrario al regolamento, sia chiaro. Quindi è ovvio che il principio di effettività, appunto, il principio che vuole la trasformazione del processo amministrativo dal giudizio sull'atto al giudizio sul rapporto, sembrerebbero spingere e fare il tifo per l'applicazione di una tutela di disapplicazione dei regolamenti legittimi. Ma vi è di più, la giustificazione ultima poi è un'altra. Abbiamo detto che i regolamenti sono fonti del diritto. Nelle fonti del diritto vale il principio di gerarchia, quello sempre. La fonte primaria prevale sulla fonte secondaria, non c'è dubbio. E allora, è ovvio che non possiamo accettare l'idea che un regolamento, sebbene legittimo, possa rappresentare parametro di legittimità di un provvedimento. Perché vedete, io analizzo il provvedimento, mi rendo conto che magari il provvedimento è conforme al regolamento e rigetto il ricorso. Non è corretto. Io devo andare oltre appunto l'analisi del regolamento, devo dire il provvedimento è conforme al regolamento, il regolamento è contrario alla legge, di conseguenza disapplico appunto il regolamento e vado a considerare la legge, cioè vado a ristabilire in realtà il principio di gerarchia. Se noi non eliminassimo quel regolamento attraverso la disapplicazione, violeremmo il principio di gerarchia, perché di fatto faremmo prevalere un regolamento
in contrasto sulla legge. Invece noi ristabiliamo la gerarchia delle fonti perché eliminiamo il regolamento disapplicandolo e prendiamo a baluardo e a parametro della legalità dell'azione amministrativa la legge e confrontiamo il provvedimento direttamente con la legge senza l'intermediazione del regolamento che abbiamo disapplicato. Abbiamo allora realmente ristabilito la gerarchia della delle fonti, che è appunto uno degli aspetti fondamentali del nostro sistema. Ora, che la tecnica della disapplicazione possa essere giustificata dal principio di gerarchia delle fonti lo dimostra anche il diritto comunitario, il quale già da tempi non sospetti, e alludo alla sentenza Sinmet del 1978, poi recepita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale 170 del 1984, predica la tecnica della disapplicazione normativa. Tutte le volte in cui il giudice si accorge che la norma nazionale è contrastante con la norma comunitaria, il giudice non fa altro chiaramente che disapplicare la norma nazionale, ovviamente, per poi appunto applicare la prevalente norma comunitaria. Questo è un sistema caratterizzato appunto dalla unicità delle fonti. Le fonti sono uniche, i sistemi, quello nazionale e quello comunitario, sono integrati. La fonte comunitaria prevale gerarchicamente sulla fonte nazionale. La fonte nazionale viene disapplicata. E quindi, come in sede comunitaria disapplichiamo la legge nazionale nel confronto con la sovraordinata norma comunitaria, in sede, potremmo dire, municipale, cioè nel nostro piccolo insediamento nazionale, allora disapplichiamo il regolamento tutte le volte in cui è in contrasto con la fonte sovraordinata della legge. Mi pare allora che è rispondente ad una tecnica di tutela più moderna la disapplicazione dei regolamenti. Tutte le critiche che si potevano muovere le abbiamo poi ovviamente appunto ribaltate. Ultima considerazione: si potrebbe a questo punto spingerci, ci potremmo a questo punto spingerci fino anche addirittura ad ipotizzare una disapplicazione degli atti amministrativi generali, leggasi bandi di gara, bandi di concorso? La risposta non può che essere negativa, perché bandi di gara e bandi di concorso non sono fonti del diritto. E quindi per loro non vale il principio appunto di gerarchia, il principio di supremazia della legge, che da ultimo giustifica l'esercizio di un potere di disapplicazione. Fine. La traccia è stata chiaramente concettualmente sviluppata, svolta. Chiaramente poi dovremmo tutto questo svilupparlo in otto facciate, almeno, giusto? Con una sua linearità, quindi aderenza alla traccia, logicità. La domanda che mi faccio nel momento è: cosa mi chiede la traccia? Sto rispondendo al quesito posto alla traccia o sto scrivendo quello che mi piace scrivere o che mi ricordo sull'argomento? Per poi potermi vantare all'uscita della Fiera di Roma, ho scritto 10 facciate. Sì, benissimo, ma hai scritto quello che ti ricordavi tu su quell'argomento, non quello che la traccia ti aveva chiesto. Quindi è inutile che ci prendiamo per il fondello, insomma. È chiaro che al concorso non si può barare, non possiamo, diciamo, prendere in giro il commissario. Terza traccia, atto amministrativo anticomunitario, tutela dell'affidamento legittimo. Anche qui vado in maniera abbastanza rapida. Definizione di atto amministrativo anticomunitario. Tanto per cominciare, qui potremmo partire dal presupposto che abbiamo la responsabilità dello Stato legislatore per violazione del diritto comunitario che riguarda il Parlamento, abbiamo la responsabilità dello Stato pubblica amministrazione per violazione del diritto comunitario, abbiamo la responsabilità dello Stato giurisdizione. Ci concentriamo sul problema della responsabilità dello Stato amministrazione, o meglio, sull'ipotesi, ci concentriamo sulla problematica o sul caso classico in cui la pubblica amministrazione ha un provvedimento amministrativo che sia contrastante con una disciplina di origine comunitaria. Intanto verrebbe da chiedersi quali sono appunto le tesi che si contengono nel campo circa la sorte dell'atto amministrativo anticomunitario. Per punti e in via di estrema sintesi, qualcuno dice che si tratta di una super illegittimità, cioè non è una violazione di una qualsiasi legge, ma è una violazione di una legge comunitaria, di una norma, quella comunitaria, caratterizzata dal principio di primazia del nostro ordinamento. E quindi la semplice sanzione della illegittimità, legasi annullabilità, legasi violazione di legge, sarebbe inadeguata. Ci vuole qualcosa di più, la nullità del provvedimento. Però questa tesi della nullità, di cui si sono innamorati alcuni tardi negli anni scorsi, è stata poi abbandonata per una serie di ragioni. Uno, in sede di riforma della legge 15 del 2005 si è riscritto l'articolo 81-70, si è riscritto lo statuto della nullità, non si è fatto alcun cenno a questa macro categoria, a questa super invalidità che dovrebbe essere la violazione della norma comunitaria. Di conseguenza, la norma comunitaria
in fondo ha, potremmo dire, rispetto al provvedimento amministrativo, lo stesso vigore della legge. Quindi la violazione della norma comunitaria deve essere ricondotta al nome della categoria generale della illegittimità barra annullabilità del provvedimento. Una volta appunto chiarito che si tratta quindi di un provvedimento complessivamente annullabile, quindi sorte del provvedimento adottato in violazione del diritto comunitario, la tesi della nullità critica è la tesi dell'annullabilità, motivazione della tesi dell'annullabilità. Una volta che abbiamo ritenuto che questo provvedimento sostanzialmente sia annullabile, ci poniamo poi un altro problema, e cioè come, diciamo, risolvere il dilemma della natura dell'atto giuridico anticomunitario nel sistema dei rapporti tra fonti comunitarie e fonti nazionali. Mi spiego meglio. Siamo partiti da un principio fondamentale, che l'atto amministrativo può essere in violazione del diritto comunitario. Ma perché in violazione del diritto comunitario? Le possibilità sono due: o l'atto amministrativo è contrario alla legge e la legge è conforme al diritto comunitario, allora in questo caso il problema non si pone. Se l'atto amministrativo è contrario alla legge che è conforme al diritto comunitario, allora l'atto amministrativo è contrario alla legge, punto, è illegittimo, verrà annullato dal TAR, non c'è un vero problema di anticomunitarietà. Questo è nel caso in cui, ripeto, vi è l'atto amministrativo, vi è l'atto comunitario, vi è la legge che è conforme al diritto comunitario, e l'atto amministrativo è contrario alla legge, per la proprietà transitiva è contrario all'atto comunitario, ma in prima battuta è contrario alla legge, quello sarà un problema di illegittimità. Il vero nocciolo del problema dell'atto amministrativo comunitario si ha nell'altro caso, e cioè quando un atto comunitario è a monte, una legge che appunto è contraria al diritto comunitario, un atto amministrativo che è conforme appunto alla legge ma è contrario chiaramente al diritto comunitario. Quello è l'atto amministrativo anticomunitario. Lì si pone il problema. Perché? Perché se lì confronto l'atto con la legge, dirò l'atto è conforme alla legge, quindi il legittimo non può essere toccato. Ma nel nostro sistema di gerarchia delle fonti dovrò confrontare la legge per verificare che sia conforme al diritto comunitario. Allora mi accorgerò che la legge non è conforme al diritto comunitario, che per il principio di prima utè dovrò disapplicare la legge nazionale e applicare direttamente il diritto comunitario. E qui mi trovo di fronte a un bivio logico. Se sposo la tesi dualista, secondo cui gli ordinamenti sono distinti e separati, io devo dire, ho disapplicato la legge, che è la legge attributiva del potere, che è la legge dalla quale gemma il provvedimento amministrativo, il provvedimento amministrativo è orfa della legge attributiva del potere, quindi affetto da difetto assoluto di attribuzione, perché non c'è più la legge che gli consentiva di stare in vita, non c'è più la legge che gli attribuiva il potere. E quindi non potrebbe esserci altra soluzione che la nullità del provvedimento amministrativo, quindi sposeremmo sempre comunque la tesi della nullità, ma poi torneremo alle obiezioni che abbiamo già fatto, cioè sostanzialmente la tesi della nullità appare estremistica, perché comunque il legislatore nel codificare la patologia, la nullità nell'articolo 21 servis non ha fatto riferimento a questa situazione, a questo caso. Ed allora in realtà potremmo sposare la tesi monista, la tesi secondo cui gli ordinamenti sono integrati, ma legati semmai soltanto da un rapporto di gerarchia, per cui disapplicata la legge contrastante con l'ordinamento comunitario, di regola nulla impedisce alla fonte comunitaria di diventare ella la norma attributiva del potere, ragione per cui quel provvedimento amministrativo non è viziato da un difetto assoluto di carenza di potere, perché non manca una legge che gli attribuisce il potere, è semplicemente in contrasto quel provvedimento con quella legge attributiva del potere che comunque vi è, e allora la categoria torna ad essere quella dell'illegittimità. Chiusa la prima parte del tema, dove abbiamo dato la definizione dell'atto amministrativo anticomunitario, ci siamo confrontati sulla tesi della nullità, tesi sulla nullabilità, la traccia mi dice atto amministrativo comunitario è tutela dell'affidamento legittimo. Allora, che c'entra l'affidamento legittimo? Come collego la prima parte della traccia alla seconda parte della traccia? Ci penso finché non arrivo alla soluzione, e cioè arrivo alla conclusione che dopo aver esaminato le forme di tutela giurisdizionale verso gli atti amministrativi illegittimi, potrei trovarmi di fronte all'ipotesi in cui, ai noi, questo provvedimento amministrativo anticomunitario non sia stato tempestivamente impugnato, e quindi il problema di dichiararne la nullità barra annullabilità in un processo amministrativo non si pone, per il semplice fatto che appunto questo
provvedimento non è stato impugnato. Ed allora a questo punto, dove non arriva la tutela, dicevano un vecchio saggio, arriva l'autotutela, e cioè non resta che pensare ad un rimedio alternativo a quello giurisdizionale per porre rimedio all'esistenza di un atto amministrativo anticomunitario, perché l'ordinamento non può tollerare l'esistenza di un atto amministrativo anticomunitario, perché potrebbe essere fonte di una responsabilità civile della pubblica amministrazione per violazione del diritto comunitario l'esistenza, l'emanazione di un atto amministrativo anticomunitario. Allora come lo eliminiamo? Attraverso il ricorso alla tutela. Ed infatti la traccia fa riferimento all'affidamento legittimo, che è una delle categorie logiche classiche che vengono analizzate quando si parla di autotutela. Quindi per arrivare dalla prima parte della traccia amministrativo anticomunitario all'ultima parte della traccia affidamento legittimo c'è un collegamento, l'autotutela, che devo sviluppare. A questo punto sviluppa la problematica dicendo che l'autotutela potrebbe rappresentare una soluzione, ma anche da questo punto di vista si sono poste sul campo diverse alternative. La prima alternativa è l'autotutela sì, sempre e comunque. Cioè saremmo in presenza di un'ipotesi di autotutela vincolata e non discrezionale. Esiste un'ipotesi di autotutela vincolata, sono state teorizzate in nome della tutela di interessi forti, quali l'interesse alla tutela dell'erario, per esempio in passato, o la tutela degli interessi ambientali, per esempio, si è ritenuto che l'amministrazione potesse semplicemente limitarsi a riscontrare che quel provvedimento è illegittimo, senza procedere all'ulteriore valutazione discrezionale circa appunto la miglior scelta dell'interesse pubblico. Perché torno a ripetere, l'autotutela in fondo ci pone sempre di fronte a un bivio: annulliamo o convalidiamo? Basta semplicemente che il provvedimento sia illegittimo per poterlo annullare? No, è necessario altresì che l'amministrazione svolga una valutazione discrezionale, e al termine di questa valutazione discrezionale, caratterizzata dal bilanciamento degli interessi, nel quale viene in rilievo anche l'affidamento incolpevole nel frattempo ingenerato nel beneficiario del provvedimento illegittimo, al termine appunto di questo bilanciamento di interessi l'amministrazione riterrà prevalente l'interesse pubblico e procederà all'annullamento, oppure riterrà in realtà più conveniente per l'interesse pubblico il mantenimento dello status quo e procederà alla sanatoria, ratifica, sanatoria, diciamo, del provvedimento amministrativo illegittimo, alla convalida, diciamo, per essere correttamente, per essere tecnicamente più corretti. Ma allora anche in questo caso, di fronte a un atto amministrativo anticomunitario, questa valutazione discrezionale dobbiamo ancora farla? O forse dobbiamo teorizzare l'esistenza di un superinteresse di derivazione comunitaria che imponga l'annullamento sempre e comunque, che eccezionalmente trasformi l'annullamento da provvedimento discrezionale a provvedimento vincolato? Ed è una tesi che in dottrina ha avuto un suo seguito. Tuttavia però vedete, in realtà questa tesi, che in nome di una super violazione, che in nome di una super ipertutela del diritto comunitario propende per l'annullamento incondizionato, senza alcuna valutazione discrezionale, dei provvedimenti amministrativi, è una tesi che si scontra però con un altro principio, anch'esso degno di tutela o di derivazione comunitaria, cioè il principio della tutela dell'affidamento legittimo, e cioè il principio della tutela del legitimate expectation. Quindi non possiamo calpestare la tutela dell'affidamento illegittimo, dobbiamo quantomeno valutare l'affidamento appunto legittimo, e quindi pertanto una valutazione discrezionale deve pur sempre esserci. Per cui rigettiamo la tesi che vorrebbe ricostruire il provvedimento, l'autotutela, l'annullamento sull'atto anticomunitario come un'ipotesi eccezionale di autotutela vincolata, e sposiamo invece la tesi secondo cui in ogni caso l'annullamento del provvedimento in contrasto con il diritto comunitario non si distinguerebbe più di tanto dall'annullamento di un qualsiasi provvedimento amministrativo illegittimo. Quindi non esiste una super illegittimità dovuta all'esistenza della violazione del diritto comunitario. Si tratterebbe sempre e comunque di una violazione di legge, una violazione di legge comunitaria, ma pur sempre di una violazione di legge. Non vi sarebbe allora alcuna deroga alle regole generali che disciplinano il meccanismo dell'autotutela. All'interno di queste regole generali vale la pena quindi di ricordare un ruolo primario riconosciuto all'affidamento legittimo.
rispetto all'affidamento legittimo posso farci allora le seguenti considerazioni. Primo, da un punto di vista storico, la tutela dell'affidamento legittimo ha avuto un riconoscimento, potremmo dire, bilaterale, cioè da un lato la sua, diciamo, il suo riconoscimento oggi lo si fa derivare dal diritto comunitario, e cioè dal noto principio di tutela delle legitimate expectations, cioè delle situazioni di affidamento consolidato. Dall'altro lato l'affidamento in realtà potrebbe essere legato all'applicazione in ambito pubblicistico dei principi civilistici di correttezza e appunto buona fede, tant'è vero che nel diritto civile la lesione dell'affidamento darebbe luogo ad una responsabilità da mancato affidamento e quindi da contatto sociale qualificato. Quest'ultima strada, cioè quella appunto che porta ad arrivare alla tutela dell'affidamento attraverso l'applicazione delle norme di diritto privato anche nei rapporti pubblicistici, è stata una strada in realtà impervia, piuttosto in salita, perché per molto tempo si è ritenuto che nei confronti degli apparati pubblici i cittadini in posizione di inferiorità non potessero chiaramente invocare un principio di affidamento legittimo, e che il principio di affidamento legittimo potesse essere invocato solo orizzontalmente tra soggetti privati in posizione paritetica. In conclusione si può dire quindi che la presenza di un atto amministrativo anticomunitario può appunto essere, diciamo, il problema dell'atto amministrativo di comunità può essere risolto attraverso ovviamente il ricorso all'autotutela, ma facendo salvo il principio di affidamento, come tra l'altro legittimamente appunto codificato dalla riforma Maria, la quale chiaramente dà notevole rilievo alla tutela dell'affidamento nel momento in cui impone dei limiti restrittivi all'utilizzazione del potere di annullamento, laddove, come sappiamo, qui potremmo fare riferimento all'introduzione del termine fisso e non più variabile introdotto dalla legge Madia per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela. E quindi avremo praticamente anche appunto questo quadro. Allora ci vediamo per la prossima settimana, riceverete a breve tramite appunto l'invio per mail le tracce che svilupperemo la prossima volta. La prossima volta ne potremmo fare anche quattro, visto che insomma siamo andati in maniera, diciamo, abbastanza spedita. Ne potremmo fare quattro, e preparatevi perché saranno di livello sicuramente più elevato rispetto a queste, che servivano soltanto per toccare un po' la vostra preparazione, diciamo, dopo l'estate, più che per toccare la vostra preparazione in vista delle prove scritte di febbraio-marzo. Ci vediamo la prossima settimana.